Matteo Salvini, il problema dell'Italia sono veramente gli immigrati in questo momento. Sono uno dei problemi che tolgono risorse, tolgono forze dell'ordine al presidio del territorio, creano danni che poi pagano gli italiani perché se danno a fuoco delle strutture poi ovviamente le ripagano gli italiani. I numeri mi confermano che di tutti quelli che dicono che scappano dalla guerra solo una minima parte viene riconosciuta come fuga dalla guerra, il restante almeno l'80%. Deve essere riportato da dove arrivava. E quindi io ringrazio gli operatori che si mettono a disposizione di questo territorio. Nell'Italia qui in testa strutture come queste andranno a chiudere perché gli sbarchi devono diminuire, le espulsioni devono aumentare. Tunisia, in Pakistan, in Nigeria, in Libia stessa, si identifichino coloro che hanno diritto di arrivare in Italia e ci arrivano non sul barcone, ma ci arrivano tranquillamente coloro che non hanno nessun diritto di partire, altrimenti qua sono costi, sono tempi, sono uomini, sono donne, sono reati. Come ha trovato questo centro? Ma sicuramente rispetto a Mineo è una cosa diversa, perché là c'è un mercato di carne umana e non solo di carne umana a cielo aperto che grida vendetta al mondo. Qua si cerca di organizzare al meglio quella che è una situazione che voglio vedere chiusa nei prossimi 5 anni. Per quanto riguarda la politica, i 5 Stelle accusano che tra le vostre liste ci sono degli impresentabili. 5 Stelle sono molto impegnati a controllare i loro scontrini, quindi spero che finiscano entro un mesetto di capire chi ha pagato, chi non ha pagato, chi ha magnato, leggo poi di mogli, sorelle, nipoti, cugini, fidanzati, non commento i problemi altrui, sono orgoglioso dei nostri candidati, poi finalmente il 4 marzo voteranno gli italiani, quindi decideranno se al governo ci va Di Maio, ci torna Renzi o ci va Salvini. E lei ci crede che ci sia stabilito? Assolutamente sì, non sarei qua e non avrei già pronta una squadra che dal 5 marzo comincia a lavorare. Quale sarebbe la prima cosa per l'Italia? Lavoro e sicurezza, proteggere i confini e cancellare alcune norme che stanno massacrando il lavoro in Italia, come la legge Fornero, chi ha approvato la legge Fornero dovrebbe chiedere scusa a milioni di italiani per il danno che ha fatto. Su rimborsopoli, una battuta. Ma no, non sono abituato a commentare i problemi altrui, quindi posso solo dire che chi gira l'Italia urlando onestà, onestà, poi dovrebbe essere il primo a praticare questa onestà, però ripeto, io chiedo il voto dei siciliani e degli italiani per le idee della Lega, non per le bugie degli altri. Matteo Salvini in visita qui in Sicilia ha deciso alcune tappe fondamentali. È stato in mezzo alla gente, al mercato rionale, può visitare l'ISMET, il centro trapianti che tanto orgoglio porta la Sicilia perché è un centro avanzato di tecnologia e soprattutto salva vite umane. E ha deciso di rinviare la prossima venuta solo perché i tempi No, ma sono dico, non è accavallati e poi di pubblicizzato, passaggio, lo sapete. mentre veniva da Palermo per andare a Catania, si è fermato qui a Caltanissetta sul mio suggerimento per venire a vedere questa realtà che ovviamente sappiamo tutti bene che al di là di come possa essere gestita e organizzata, devo dire bene, da parte degli operatori che sono encomiabili e a parte quello del lavoro incredibile che fanno le forze dell'ordine, però certamente è ormai il simbolo di una situazione non più sostenibile. Quando si spendono 5 miliardi di euro l'anno per mantenere strutture di questo genere e per far sì che la cosiddetta industria dell'accoglienza potesse ricevere persone che non hanno diritto a stare qui, perché se scappassero da guerre, se fuggissero da situazioni di persecuzione, saremmo tutti i primi ad accoglierli, anche dentro casa. Ma le statistiche dicono che soltanto il 5% di queste persone fugge da guerra, l'altro 95% non ha diritto di stare qui. E quindi è ovvio e normale che c'è un business dietro queste persone. È ovvio e normale che c'è un progetto ideologico. I nostri muoiono di fame, mai così morti come in Italia come questo 2017. Mai così pochi bambini nascono in Italia come questo 2017. Segno che le famiglie non riescono più a mantenere se stessi e a fare figli. E allora è evidente che Salvini viene qui per prendere un impegno, per dire votate il nostro progetto politico oltre che la mia persona come premier e certamente molte cose cambieranno. Mi sembra di poter dire che questa giornata segni l'ennesima prova di un amore vero, concreto che Salvini ha per la Sicilia, lo ha dimostrato ormai con i suoi viaggi che sono infiniti, ne so qualche cosa io che sono diciamo il suo punto di riferimento qui in Sicilia e
e fra l'altro sono anche candidato al collegio di Caltanissetta, Agrigento, Mazzara del Vallo, quindi insomma i miei territori, questo per a dimostrazione concreta di una volontà di non soltanto di essere testimoni di questo periodo difficile, ma anche di volere lavorare ancora di più Matteo Salvini e la sua squadra, anche in futuro per questi territori.